Allora, buonasera a tutti, io sono Samantha, mi ha già presentato e sono qui stasera appunto per rappresentare l'azienda Ceri. In maniera generale la nostra azienda è Fermoli, è diciamo un'azienda abbastanza grande come agro perché abbiamo 47 ettari di vigneti, tutti corpo unico, poi c'è un'altra piccolissima parte che invece è su a Mirabello. Una porzione di cibo basso. Dove dice la tintiglia che noi abbiamo? Sapete perché? Per la questione dell'altezza. Allora, la cantina Ceri nasce nel 2009 come cantina, ma in realtà è nata molto prima a livello di produzione di uva, perché mio marito è un abruzzese di Ottona e produceva vino anche suo padre, quindi suo padre era il socio fondatore della cantina di Ortona. Quindi loro hanno, diciamo, nel sangue questa la parte vignaiola, sono stati sempre vignaioli. Poi, diciamo, insieme abbiamo pensato appunto di creare questo marchio, di portare avanti, anche perché poi si vendeva l'uva all'epoca, non si bottigliava. Da qui appunto poi la scelta della commercializzazione, quindi di portare avanti delle etichette. Questo è quello che è la cantina. Devo dire che in questi anni, sono appunto dal 2009, è cresciuta tantissimo, siamo andati molto avanti, abbiamo tirato fuori poi ogni volta magari dei prodotti e anche questa volta è venuto fuori questo Ethan che diciamo l'ultimo nato, ma è nato diciamo un po' per l'internalizzazione delle cose. Non è un prodotto sicuramente che ci caratterizza come a livello regionale, perché la tintiglia c'è, non so se stasera l'abbiamo, sì, la degustazione c'è, la tintiglia che ci rappresenta è Retove, nel nostro caso. C'è poi nella nostra azienda il Daie, che è un rosato di tintiglia molto famoso, cioè nel senso che noi l'abbiamo portato poi nelle varie manifestazioni, risulta appunto 4 volte il miglior rosato d'Italia, eccetera, eccetera. Quindi comunque ci ha dato grosse soddisfazioni perché hanno conosciuto anche lì la tintiglia. Quindi abbiamo portato avanti il nome del Molise. Poi abbiamo altri vini, cioè la Falanghina stasera, che come ben sapete non rappresenta il Molise, ma anche perché è campana, quindi per noi è un IGT. I vini che ci identificano in Molise, insomma, dovremmo un po' crescere. E allora è venuto fuori questo Chardonnay, che chiaramente è un vitigno internazionale e ci aiuta molto con l'esportazione. Sì. E quindi, insomma, ecco perché è nato l'Ethan. Perché poi si parlava prima, giustamente l'enologo diceva, tutti fanno il processo magari a volte al contrario. Però ad oggi, che si fa molto più, cioè molta più fatica a andare all'estero con dei prodotti da inserire per far conoscere, magari aiutati in questo modo, insomma, si riesce a far fronte ad altro. E questo è quanto. Niente, io vi ringrazio per la vostra presenza. Grazie, buona serata.